casa. Non ci faccio più aspettare, purtroppo ne voglio fare. Quando torna a libertà, sempre insieme a fare sta. Quando torna a libertà, sempre insieme a fare sta. In diretta su Radio Caserta Web, nella rubrica L'arte dell'artista, abbiamo con noi Marilena. E allora il brano era Solo Onore. Solo Onore. Solo Onore. Solo Onore con la complicità di Tommy Riccio. Tommy Riccio, che salutiamo. Certo, un bacio da parte mia per lui e per la sua famiglia. E allora proseguiamo con questa intervista. Io volevo appunto proporre una domanda un po' più, diciamo, un po' più complicata, no? Sì. Nel senso, Marilena, cosa c'è di buono nell'essere cantante? Cioè i lati positivi nell'essere cantante, cosa ma il lato positivo è che tu fai quello, il mestiere che ti piace, cioè quello che a te piace fare. Noi cantanti, noi, tu lo sai bene perché sì, anche tu fai questo mestiere, sì. La cosa più bella è quello che tu, cioè magari uno fa il muratore, però gli piacerebbe tanto fare il parrucchiere, ecco. Invece il cantante nasce come una passione che ti piace, quindi se tu riesci a praticare questo mestiere, dici mamma mia che sono una persona diciamo fortunata e felice, perché sono sì, contenta che faccio il mestiere che mi piace fare e non faccio un'altra cosa magari senza genio. Sì, sì, questa è la cosa discorso, più bella, sì, capito? Infatti, diciamo che il bello è già praticarlo, no? Sì. Cioè, nel momento in cui hai l'idea di cantare, di dire ok, voglio mettermi in gioco, lo fai, cioè lo fai subito. Lo fai. Questa è la cosa più bella. Diciamo, lo puoi fare anche sotto la doccia, per dire. Io ho visto tanti colleghi miei che hanno smesso per 10 anni, 15 anni, poi sono ritornati e dici no, ma io devo cantare, il richiamo della passione, il richiamo della musica, sì, quindi è così, secondo me un cantante non lascerebbe mai, cioè non finirebbe mai di cantare, vuole sempre sì, cantare, o anche se hai 70 anni. O succede qualche evento, diciamo, che purtroppo sei forzato a lasciare, ad abbandonare. Anziano, sì, fai una scelta di un po' di riposo. Però come dicevi tu, la maggior parte delle persone rientrano, no? Sentono il richiamo della musica. Sì, quasi tutti i miei amici che hanno smesso poi sono ritornati, anche dopo 10 anni, sì, dopo tantissimo tempo. Marilena, quanto è importante raggiungere un proprio stile, una propria identità musicale? Quella è una cosa, cioè, che ti nasce naturale. Io devo dire la verità, non so se è per fortuna o per... non lo so, non te lo so spiegare. Però inizialmente, quando sono uscita a cantare, io non imitavo nessuno. Cioè ero me stessa, come ero allora sono rimasta. Anzi, addirittura quando sono uscita io, perché le voci femminili sono sempre un po' strillanti, diciamo così, sì, hanno un acuto molto forte. Sì, diciamo che puntano solo sull'acuto. No, diciamo che proprio la voce femminile, sì, che in genere è così, sì, sono sì, quasi sì, simili. Io avevo una voce un po', come si può dire, noi a Napoli diciamo così, pastosa, nel senso un po' più nel maschio, okay, o maschio femmina. Più potente, più... No, potente no, una voce, un mezzo soprano, si okay, può dire così. E questa mia particolarità, che era quasi nel maschiaccio, che più di una tonalità femminile, mi faceva distinguere un po'. E quel fatto di distinguersi è molto importante. E poi le corone, tutte le cose che io ho, sono naturali, non imito nessuno. Quando le faccio, perché mi vengono così naturali, non ho mai pensato di copiare, sì, che ne so, dico un nome così a caso, Giulietta Sacco, oppure un'altra cantante che all'epoca negli anni passati ha fatto grande successo. Non perché non volevo copiare, non mi veniva proprio naturalmente, non... Questa è una cosa importantissima per un cantante, no? Sì. Sia per raggiungere gli obiettivi, sia sì, per comunque per... Ti devi distinguere, devi essere sì, te stesso, non devi copiare nessuno, sì, e devi essere tu. Quindi il tuo stile musicale qual è, Marilena? Ma diciamo che è un melodico, una melodia ritmata. Sì. Melodia ritmata, posso dire una melodia pop. Ma si può dire così, si sì, può chiamare, come se come si può chiamare. No, sì, è un pop, sì, alla fine possiamo definirlo anche un pop. Cioè, ho avuto modo di ascoltare ed è un pop melodico, sì, diciamo, no? Sì.
più o meno. E quindi le tue canzoni di cosa parlano? In genere d'amore, poi ho fatto tante canzoni che parlano di persone che soffrono, di detenuti, diciamo, tantissimi brani che mi hanno dato soddisfazione. La maggior parte di questi brani mi hanno... Sì, quasi tutte le storie, storie d'amore, in effetti. Ma diciamo sei stata cantautrice di questi brani e... Questo è il primo anno come cantautrice. Ah, ok, perfetto. Il primo disco. Per questo si chiama Testo e Musica. Okay. Ho collaborato sia con il testo... Ah, quindi non è un caso che è stato titolato... no, è proprio apposta, cioè okay. È fatto proprio apposta. Ok, andiamo avanti con la prossima canzone. Il prossimo brano si chiama Non t'ha mai scordata. Giusto, sì, non ho sbagliato stavolta, di Marilena Anna Marino, e lo dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto o hanno un primo amore da non dimenticare. Non t'ha mai scordato. E allora qui con noi Marilena, Non t'ha mai scordato. Stili casi facciane insieme a te sono cresciuto. 12 anni prima va, se ci siamo innamorati, ma che scemo che sono stato, io non mi ho ribellato. E per colpe, mamma mia, vivere in una bugia. Non t'ho mai scordato, pure si sono sposate, ma appartengo a nato. E ti sono innamorato, ti pensi in te nottate, mentre accarezza nato. Mo' che t'ho incontrato, mi sono emozionato, ti t'ho sempre amato. Non t'ho mai scordato, perché ci ha ammalassato, solo per colpe l'ata. Chissà se pure tu pensi ancora a me, o sei felice che sta insieme a te, solo in te suo nome può appartenere. Non t'ho mai scordato, pure se stai punato, sono ancora innamorato. Non m'ho rassegnato che te sia rimane, tornasse insieme a me. Insieme a te non pensassi più a nessuno, basta che stessi con me. Non t'ho mai scordato, pure si sono sposate, ma appartengo a nato. E te sono innamorato, ti pensi in te nottate, mentre accarezza nato. Mo che t'ho incontrato, mi sono emozionato, mi t'ho sempre amato. Non t'ho mai scordato, perché ci ha ammalassato, solo per colpe l'ata. Chissà se pure tu pensi ancora a me, o sei felice che sta insieme a te, solo in te suo nome può appartenere. Non t'ho mai scordato, pure se stai con altro, sono ancora innamorato. Non m'ho rassegnato che te sia rimane, tornasse insieme a me. Mo' che mi sono emozionato, mi t'ho sempre amato. Non t'ho mai scordato, perché ci ha ammalassato, solo per colpe l'ata. Chissà se pure tu pensi ancora a me, o sei felice che sta insieme a te, solo in te suo nome può appartenere. Non t'ho mai scordato, pure se stai punato, sono ancora innamorato. Non m'ho rassegnato che te sia rimane, tornasse insieme a me.
E allora rieccoci qui in diretta su Radio Caserta Web con Marilena, con la canzone che abbiamo espresso. Montaggio mai scordato. Sempre di questo album, testo e musica. Vi raccomando, comprate quello originale, non comprate i falsi, non scaricate da YouTube. Guardate la promozione anti-pirate. È giusto così. Allora, di questa canzone sei autrice, giusto? Sì. Testo e musica? Sì. Montaggio mai scordato. E quindi, a proposito di questo, Marilena, cosa ti ispira a scrivere le tue canzoni? Cioè un ambiente in particolare, un evento, un qualcosa? No, si inizia con un motivo. Sì. Con un motivo del ritornello, e poi da lì si inizia a fare la strofa, si pensa. La prima cosa che si pensa è la storia. Sì. Cioè di che dobbiamo parlare? Parliamo di questa cosa. Poi le cose nascono, vengono da sole, le parole vengono così. Sì, certo. Una dietro l'altra. Quindi non ti è mai capitato, per esempio, stare a casa all'improvviso ti viene l'ispirazione di scrivere magari qualche due parole prima e poi dopo? No, mi viene quando devo scrivere e devo finirlo. Già hai in mente l'idea, una melodia, diciamo. Sì, già ho in mente la melodia, già ho in mente il pezzo che devo fare. Bella questa cosa. E così viene, così naturale. Non faccio gli abbuzzi e poi dopo li rimango così, capito? Okay. O viene finita o non la scrivo. Ho tutto niente. Perfetto. E allora io volevo. Infatti, anche per fare queste sì, quattro canzoni, dimmi, in questo album, me ne ho fatto quattro che ne ho scelte per me, però ne ho scritte 30. Cioè, nel senso che tra queste 30 ne ho scelto solo 4, perché le altre non andavano bene per me, non era il mio stile, cioè non era nel... Ma dici per quanto riguarda il testo o era su... No, anche la musica, anche il testo, okay. Magari parlava di due ragazzini. Quindi magari di questi 30 canzoni sono 30 canzoni complete alla fine. Cioè complete, finite. Testo e musica, solo che le ho conservate perché poi sono un po' gelosa. Sono sempre un po' gelosa di darli. Li tengo per me. Anche lo stesso, anche per ricordo. Sì, certo. Allora, Marilena, noi continuiamo in questa intervista e volevo domandarti se utilizzi Facebook, Twitter, magari questi social network, e magari invitare tutte le persone che ci stanno ascoltando tantissimo di aggiungersi, diciamo, di seguirti. Marilena cantante. Sì. È il mio contatto e lo uso tantissimo, devo dire la verità, la maggior parte del giorno, la sera, dopo ho finito tutto, mi metto a letto e parlo con le persone, mi messaggiano e facciamo un po' di, come si può dire, ci contattiamo, ci teniamo in contatto, vi faccio sapere dove sto, in quale TV, a che ora vado, a che ora vengo. È un po' di pubblica relazione. No? Certo, un po' di pubblicità ce la facciamo da soli. No, beh, guarda che sì, alla fine però è molto importante, sì, perché comunque riesci a parlare diretti, con un sacco, no? Di persone, sì, in un solo momento, nel senso che io metto un qualcosa sulla mia bacheca e lo vedono tutti. Sì, ormai è diventato proprio una pietra. È il futuro. Questo è il futuro, dobbiamo solo rendercene conto, perché sì, il futuro sarà anche delle radio e delle TV. Sì, quello. Usciranno sicuramente anche le TV web. Sì, c'è già Radio Caserta Web. Sì, ma ce ne sono anche tantissime altre. Sì. Prossimamente usciranno anche le TV web. Dopo questa anticipazione. Sì, sicuramente, guarda, credimi. Sì, allora, noi andiamo avanti. Volevo anche chiederti, Marilena, anche se tu mi hai detto che non hai mai, diciamo, avuto un ispiratore, perché la domanda riguarda proprio diciamo colui o colei che ti ha ispirato a iniziare questo percorso musicale. C'è qualcuno magari che ti ha indotto, no, in questo percorso musicale, magari ascoltando qualcuno nei tuoi primi anni? Io ascoltavo tante volte, tu dici, che non ci azzecca proprio niente con la mia voce. Quando ero ragazzina, che avevo 8-9 anni, 10 anni più o meno, questa era l'età, perché mi ricordo che andavo alle elementari, ascoltavo molto i Cugini di Campagna. Dici, ma che ci azzecca, ma che facevano quella musica con quella vocina? Ma io mi piaceva tantissimo quelle canzoni. L'unico stagno al fuoco. Io mi piacevano tanto le canzoni di Cugini di Campagna. Pensa che io le scrivevo su un quaderno, le tenevo tutte scritte. Sì. Mi piaceva molto. Poi tra lì e quando sono diventata un po' più adolescente ho iniziato a conoscere le canzoni napoletane. Sì. Fino ad allora non è che le... Ah, e poi mi piaceva tanto un cantante, perché forse perché mio padre lo sentiva in macchina, perché c'erano quelle cassette, sai, ti ricordi Stereo 8? No, tu non ti puoi ricordare. Cioè, ogni cassetta genere era così, come un video, come la macchina. Video...
in macchina, si metteva dentro lo stereo e si ascoltava molto. Io mi ricordo che mi sentivo molto questo cantante che mi piaceva tanto, che si chiamava...